Siamo proprio alla foce del fiume Borraco, che inizialmente era lungo un paio di chilometri, poi a causa della chiusura di alcune sorgenti si è accorciato un po'. La foce del torrente Borraco è sia a delta che a estuario. Perché? Perché questo dipende dalle mareggiate che rimodellano l'assetto della spiaggia. D'estate la foce di questo torrente è meta di tantissimi bagnanti per via delle sue acque cristalline e anche molto fresche. A pochi metri dal torrente Borraco c'è l'omonima torre. È una torre di guardia eretta ai tempi delle scorrerie turche ed è a struttura piramidale e ha quattro lati e ha una base di circa 10 metri. Una caratteristica della torre è che ci sono tre caditoie per lato e anche due feritoie attraverso le quali venivano versati liquidi infiammabili o anche bollenti per difendersi dagli attacchi nemici dei turchi. La torre, come molte torri della costa ionica, è cinquecentesca ed è stata fatta realizzare proprio per difendere le coste. La torre comunicava visivamente ad est con Torre San Pietro in Bevagna e ad ovest con Torre Moline. Torre Borraco fino all'Ottocento è stata sede delle guardie doganali. Poi però è stata trascurata, crollò anche il tetto, pensate, nacque spontaneamente all'interno della torre un albero di fico. Nel 2011 è stata recuperata e questa scala è stata realizzata successivamente perché non si poteva accedere alla torre da una scala esterna. In seguito a questo lavoro di recupero, Torre Borraco ha riacquistato il suo originario splendore. Siamo a San Pietro in Bevagna, marina del comune di Manduria, immersa nella natura tra dune meravigliose, sabbia finissima e mare cristallino. Prende il nome dall'omonimo santuario. Proprio il fatto che l'apostolo Pietro fosse naufragato su queste spiagge avrebbe dato il nome al luogo. Simbolo della zona certamente la chiesa di San Pietro che sorge alle spalle di una torre di avvistamento. Costruita dai monaci dell'abbazia di San Lorenzo di Aversa tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Nel corso degli scavi archeologici eseguiti nel 2004 sono state riportate alla luce sepolture di epoca bizantina ed anche reperti numismatici, ritrovamenti che hanno fatto supporre l'esistenza di una precedente cripta ipogea al di sotto della chiesa. Presenta una facciata a capanna con portale lunettato contenente uno stemma papale in bassorilievo e sormontato da una finestra e altri due stemmi ai lati per poi terminare con un piccolo campanile. L'interno è costituito da un'unica navata con l'altare maggiore all'interno della torre. La torre d'avvistamento si distingue per la sua particolarissima pianta a stella a quattro punte, detta anche a cappello di prete. Si narra che la chiesa bizantina di Pietro sia sorta dopo una tempesta e che Pietro qui sia sbarcato. Qui è di una rara bellezza. La zona è all'estremo nord della Terra d'Arneo, tra i fiumi Chidro, uno dei più importanti e dei pochi fiumi del Salento che scorre ad est del paese, e il fiume Borraco che scorre ad ovest. La foce del Chidro si incontra passeggiando sull'Arenile,
e si riconosce subito perché il mare si fa improvvisamente più freddo. Con i suoi 400 metri di lunghezza, questo corso d'acqua si contraddistingue proprio per la bassa temperatura, tra i 5 e i 12 gradi. Il torrente è circondato da un fitto canneto. Vicino alla foce del fiume si trovano importanti reperti archeologici. Nel fondale basso, le antiche vasche del re. San Pietro in Bevagna non è solo mare, ma anche tanta storia. L'esistenza dei sarcofagi del re in questa zona era già nota, ma il mare, particolarmente limpido, ne ha restituito la vista. Non sono sempre visibili, anzi, per la maggior parte del tempo sono sepolti sotto la sabbia. Ma si tratta di uno dei più importanti giacimenti sottomarini del Mediterraneo, datati III secolo d.C. Noti come vasche del re sono dei grandi blocchi di marmo, 23 per la precisione, con un peso che oscilla tra 1 e 6 tonnellate. Pare che si siano inabissati qui durante il trasporto via mare verso Roma. Le spiagge incantano turisti provenienti da tutto il mondo. Una costa prevalentemente sabbiosa, con qualche piccola scogliera e rocce, si estende per circa 15 chilometri, 15 chilometri che offrono un paesaggio davvero mozzafiato. Acque cristalline, trasparenti, di un blu invitante che si fonde con i colori del cielo. Sarebbe bello godersi il sole, lo faremo ancora solo con l'immaginazione, perché adesso Davide Pagliaro ci parlerà del Librone Magno delle famiglie mandurine.